presentazione di piazza per il Challenge Muzzane in vista del campionato di Serie D 2020-2021. Lo scorso anno a ospitare la festa della squadra di Patron Zanutta era stata Carlino, quest'anno invece è toccato a Piazza San Marco di Muzzana del Turniano. Al centro della festa i giocatori della prima squadra e delle giovanili, con in testa il nuovo mister Patrick Bertino. Presidente Zanutta, presentazione di piazza come da tradizione per il Challenge Muzzane per questa stagione 2021. Che stagione sarà secondo lei? Presentazione di piazza mi piace sottolinearlo per il fatto che è una festa del paese e quindi l'anno scorso ho fatto a Carlino, quest'anno la faccio a Muzzana e ci tengo alla mia territorialità come è rappresentata dal nome e quindi la festa va fatta in piazza. Per quanto riguarda la stagione di quest'anno ci prepariamo a una stagione importante. Dopo si potrà vincere o non si potrà vincere, però gli obiettivi sono quelli, quindi quando si cerca di stare al vertice spero sia un campionato vincente e divertente per i nostri tifosi. Ecco, in panchina questa stagione c'è Bertino, cosa ha portato a scegliere questo allenatore? Noi l'anno scorso avevamo collaudato un allenatore professionista, uno che del calcio faceva una ragione di vita. Quest'anno abbiamo voluto continuare sulla stessa linea, quindi non abbiamo voluto snaturare la tipologia di allenamento, la tipologia di gioco, la filosofia del calcio, che è quella di vivere il calcio in maniera intensa. Al pari di Moras, con cui vanno i miei migliori auguri per questa stagione alla primavera dell'Udinese, ho cercato di dare una continuità con un altro professionista, un ragazzo che vive e fa del calcio la sua filosofia di vita. Ecco, ci sono stati tanti movimenti di mercato, due in particolare in uscita, sono andati via capitano e vice capitano. Cosa manca a questa squadra ancora prima della fine dell'inizio della stagione? Allora, io spero che la squadra sia già completa, perché abbiamo integrato già tre elementi di livello di categoria e abbiamo già cercato di ripristinare il vuoto che ha lasciato il capitano e il vice capitano. Io spero che si formi veramente subito quello che può essere l'umanità che portava il capitano e il vice capitano, che quella non la inventiamo, non la compriamo sul mercato, bensì la creiamo nello spogliatoio. E io spero veramente che esca un vero leader a trascinare una squadra importante. Ecco, ultima cosa, quest'anno tra gli avversari ci sarà anche la Manzanese, il suo pensiero? Sarà sicuramente un campionato avvincente in Friuli, da quando siamo su noi non c'è mai stata una Udinese, quest'anno c'è la Manzanese, quindi avremo un derby tutto udinese, quindi ben venga l'amico Fabbro e speriamo che faccia un ottimo campionato, speriamo che noi arriviamo primi e lui secondo.